Hello, bentornati o benvenuti sul mio canale, amici, e ben ritrovati in questo annuale appuntamento in cui vi suggerisco 10 regali per gli architetti. Quest'anno sono 10, gli anni scorsi erano numeri variabili. Comunque, se volete, vi consiglio di guardare anche i video degli anni passati, perché i consigli che ho dato in quel momento sono ancora validi, ovviamente. Quest'anno però ho pensato per voi 10 nuove cose totalmente inutili che però faranno felici i vostri amici architetti, i vostri parenti architetti o voi stessi, perché sì, gli autoregali sono importanti, io me li faccio continuamente, fin troppi, ma sono gratificanti. Ma amici, iniziamo subito. Quest'anno per voi ho scovato proprio delle chicchette troppo carine, cioè vorrei tutto ciò che è in questa lista, sappiatelo, compreso il regalo bonus che troverete alla fine del video. Il primo regalo è dissacrante. Io adoro questa cosa. Si tratta, amici, di un'acquasantiera. Voi direte, ma sei pazza? No. Sono acquasantiere molto particolari. Le trovate su Olipop e sono acquasantiere con le moderne icone, moderne e contemporanee. Cosa vuol dire, amici? Amici, troverete l'acquasantiera di Raffaella Carrà, l'acquasantiera di David Bowie, l'acquasantiera ispirata al film Pulp Fiction. Bene, sono tutte icone pop del nostro della nostra vita, suppongo, della nostra generazione, se vogliamo, e anche delle generazioni precedenti. Comunque, secondo me, un articolo meraviglioso da tenere vicino al letto, come la classica acquasantiera sacra, ma questa è più sacra, cioè accanto al mio letto l'acquasantiera di David Bowie penso che sia necessaria. Infatti sto per acquistarla, ve lo dico. Avviso anche mio compagno, ne comprerò una anche per il suo lato del letto. Quindi, amici, icone pop bellissime, c'è anche la scrittina in latino con tipo, non so come si chiama, io in gergo sacro non so nulla, però non lo so, la preghiera, l'invocazione, quello che volete in latino. Nello specifico quella di David Bowie, che è la mia preferita, la sto guardando adesso, c'ha scritto sopra, cosa c'è scritto? Un attimo, Vita supra Martem, cioè, scusate, è un oggetto bellissimo, bellissimo. Le trovate sul sito di Olipop e ci sono veramente con qualsiasi personaggio pop della cultura, diciamo, underground, cinematografica o musicale che volete, sono bellissime. Regalo numero 2. Allora, questo regalo e quello successivo li potete acquistare dal sito di Emporio Ultra Fragola, che è un piccolo negozio di Macerata che vende delle cose assolutamente stupende. Non mi ricordo neanche come ho fatto a scoprirlo, ma adesso che l'ho scoperto sicuramente i miei amici verranno bombardati da regali totalmente no sense presi da quel posto lì. Il regalo numero 2 che vi consiglio, amici, fa parte proprio della scuderia Ultra Fragola ed è Architecton. Che cos'è? È un kit di blocchetti bianchi di legno con cui potete costruire delle architetture fittizie o cercare di replicare delle architetture attualmente esistenti. Secondo me, amici, attenzione, perché questo regalo è trasversale, nel senso che è sia divertente perché vi consente di dare sfogo a tutta la vostra creatività architettonica, sia utile perché i blocchetti sono di varie dimensioni e vi consentono di creare delle maquette anche magari di progetti che state curando, di progetti universitari, e potete anche poi fotografarle e renderle volumetricamente. Cioè, è il mio sogno di quando andavo all'università, oltre ad essere il mio sogno attuale, perché lo sapete, tutto ciò che ha a che fare con costruzioni e pseudo giocattoli per bambini ha tutta la mia attenzione. Quindi, amici, se volete aiutare il vostro amico architetto a comporre i suoi progetti, regalategli sto mezzo chilo di blocchetti, perché è pesante il pacco, ho letto, è mezzo chilo di blocchetti in legno bianchi, e fatelo divertire, fatelo sfogare. Prima o poi si stancherà e avrà voglia di andare a dormire e non vi tedierà con i suoi discorsi sull'architettura, perché lo so, noi architetti possiamo essere molto noiosi, soprattutto durante le serate mondane.
E se volete fare, amici, un piccolo pensierino, il regalo numero 3 viene in vostro aiuto. Sempre da Emporio Ultra Fragola, per soli 12 euro vi potete accaparrare le calamite del Bauhaus, cioè che rappresentano proprio il Bauhaus fisicamente, ecco. Sono carinissime, colorate con i colori primari, come è classico da Bauhaus. Le potete attaccare sul frigo o sulla vostra bacheca dove attaccate i vostri disegni. Ecco, cioè, non volevo suggerire questa cosa un po' naif di attaccare i propri disegni sul frigo, però al massimo potrete attaccare il vostro disegno per il vostro progetto sul frigo di vostra madre e diciamo continuare la tradizione di esibizione dei disegni che ormai avevate abbandonato dal 1992. Potete rifarlo, amici, con le calamite del Bauhaus, così fate anche bella figura. Per il regalo numero 4, amici, vi propongo un grande classico del design, però per pochi euro. Carino, fate una bella figura, c'è in tanti colori ed è il Toolbox di Vitra. Trattasi di questa graziosa scatoletta in plastica che la fanno tra l'altro in vari colori, c'è bellissimo blu navy che mi ha conquistata, però c'è anche in colori pastello e il classico bianco, ed è proprio una cassetta degli attrezzi. La potete utilizzare in mille modi diversi, come portapenne sulla scrivania, come porta accessori da architetto da tenere per esempio in macchina. Sì, la mia macchina è tipo un deposito, non so la vostra, cioè io addirittura vado in giro con nel portabagagli un kit defangatore da caldaia da tipo mesi e ogni volta mi chiedo ma cos'è questa cosa, è il mio kit di defangatore da caldaia. Non so se voi avete lo stesso problema, però sicuramente vi capita di andare in giro con il metro, il taccuino, le penne, la matita per scrivere sui muri in cantiere. Ecco, potete comprare questo simpatico toolbox o per voi o per chi dovete diciamo accontentare col vostro regalo e sistemarlo in macchina, comodo, è un'idea che vi sto dando, sistemarlo in macchina e mettere tutti gli oggettini lì dentro. Certo, state attenti perché alla prima frenata viene giù e insomma non è che sono assicurati dentro i pezzettini, però se invece non volete rischiare lo potete tenere sulle vostre scrivanie, o meglio ancora, per chi come me ha 500.000 prodotti, potete anche suggerire al vostro amico di tenerlo in bagno, perché no? Alla fine i colori sono bellissimi e si possono adattare a qualsiasi arredamento bagno. E sono, cioè, questo toolbox è bello utile anche per tenere tutti i prodotti da bagno, perché sì, amici, anche gli architetti si lavano e a volte si truccano o comunque si prendono cura di loro stessi. So che per voi è una cosa che risulta impossibile, considerato il pochissimo tempo che hanno le persone che fanno architettura e che svolgono la professione di architetti, però almeno la lavata giornaliera generalmente ce la facciamo, quindi ottimo regalo. Oppure ancora, dove lo potete mettere? Che ne so, in cucina ci mettete le spezie, o ragazzi potete farci davvero quello che volete, per di più essendo in plastica è lavabile, quindi assolutamente igienico, e lo potete utilizzare veramente per 100.000 cose diverse. Regalo numero 4, il toolbox di Vitra. Regalo numero 5, un calendario, perché è facilissimo perdere la cognizione del tempo. Almeno con un bel calendario appeso in casa o in studio sapete, o meglio fate sapere ai vostri amici, che giorno è. Tra l'altro vi do una piccola tip: potete acquistare il calendario da regalare ai vostri amici e segnare già voi, prima di darglielo, gli appuntamenti importanti dell'anno, tipo, che ne so, il vostro compleanno o il suo stesso compleanno, perché gli architetti dimenticano tutto, magari anche il proprio compleanno. Segnando già gli eventi in calendario siete a posto. E per di più di calendari ne esistono davvero davvero di carini, ve ne cito due che secondo me sono stupendi, io li prenderei a casa. E sono, il primo, il calendario della Treccani, che ha per ogni mese una parola diversa con la definizione, l'etimologia e tutto quanto. È molto carino, anche perché ha proprio un aspetto grafico veramente veramente elegante, con questa tipografia nera su bianco. Ragazzi, un bel calendario che non solo vi ricorda che giorno è, ma arreda anche il vostro ambiente. Quindi calendario Treccani, un po' più generico, oppure per noi amanti dell'architettura brutalista, sappiate che come ogni anno, anche per il 2023, Blue Crow Media ha prodotto il calendario brutalista.
con tutte le architetture brutaliste. È bellissimo, ragazzi, questo calendario è bellissimo. Peraltro, quando poi finisce l'anno, potete tenere, perché è fatto praticamente che si apre, cioè vi faccio vedere, è fatto che si apre così, no? E qui c'è l'immagine e qui invece c'è l'assetto del mese. Quindi, volendo, quando poi finisce l'anno, potete comunque tenere tutte le immagini che riempiono completamente la pagina di sopra e farvi un vostro personale catalogo, oppure, non so, appendere le stampe da qualche parte di architetture brutaliste. Il non plus ultra, cioè praticamente un oggetto erotico per noi amanti dell'architettura brutalista. Meraviglioso. E amici, anche quest'anno io vi propongo un libro, o meglio, ve ne propongo ben due. Entrambi questi libri sono in mio possesso. Sto parlando di Case Milanesissime di Alvar Altissimo, che ringrazio perché mi ha regalato la mia copia mettendomi anche una dedica davvero davvero carina, e non è altro che un piccolo compendio di piante realiste o surrealiste degli appartamenti che potete trovare a Milano. Cioè, quando voi cercate casa a Milano, a volte vi vengono proposte delle robe assurde, e Alvar Altissimo le ha raccolte tutte in questo libro, che è davvero divertente. Cioè, è un libro divertente che però fa anche riflettere, attenzione, perché ci sono dei temi interessanti. È davvero davvero simpatico, sia per chi studia architettura che per chi è già architetto, perché è una sorta di satira al modo di fare abitazione. È bellissimo, davvero bellissimo. Il secondo libro mi è stato regalato da Edizioni Ippocampo, che è la casa editrice che appunto l'ha pubblicato, e si chiama Iro. È un libro bellissimo di Rossella Mennegazzo ed è praticamente, cioè, come spiegarvelo, è una raccolta di oggetti di design giapponese, ognuno dei quali in un particolare colore, e poi sotto c'è scritto praticamente lo studio di quel colore secondo i giapponesi, che seguono tutta una loro filosofia del colore. Ora, a parte che il libro è interessantissimo, vi farà scoprire degli oggetti davvero particolari, alcuni effettivamente famosi, altri meno, che appunto potrete scoprire in questa occasione, e in più è un bellissimo libro anche da tenere in libreria, perché ha una rilegatura particolarissima fatta con il filo, la copertina è in tessuto e le pagine internamente sono strutturate in un modo davvero particolare. L'idea di libro più antico, ecco. Tra l'altro è davvero divertente perché vi dà anche, diciamo, i nomi che i giapponesi attribuiscono ad ogni colore, con tutto un significato dietro, quindi vi fate anche una sorta di cultura del colore, e sappiamo tutti quanto il colore sia importante nella nostra professione. C'è una pagina per ogni colore che viene contestualizzato dalle sue origini, con l'influenza anche che ha avuto questo colore nel design, e poi ci sono anche delle notizie sui pigmenti e su come vengono ricavati. In più è carinissimo perché attribuisce anche, diciamo, i colori ai personaggi di importanza storica, comunque di importanza, di rilevanza del Giappone, che li hanno utilizzati, quindi in che modo li hanno utilizzati, eccetera eccetera. Vabbè, non vi voglio spoilerare tutto, comunque è un libro davvero davvero bello, ma proprio bello, è un bello oggetto, e secondo me farà felice anche il vostro amico più esigente. Ragazzi, il colore c'è in tutti i progetti di design, tutti, bisogna conoscerlo. Il regalo numero 7 è un regalo stranissimo, cioè ve lo dico, io ho, cioè, allora, un attimo, non so come introdurvelo. Conosco questa cosa da tantissimi anni, però solo ultimamente ho capito quanto possa essere ispirante la sua forma. Sto parlando di un cristallo di bismuto. Sì, proprio l'elemento naturale. Si vendono, perché trovate il cristallo di bismuto su Amazon e su vari siti. Ovviamente tutte le cose di cui sto parlando sono nei link in descrizione, mi raccomando, vi ho facilitato la vita, le trovate giù, compreso anche il cristallo di bismuto. Ecco, questo oggetto è in realtà un soprammobile, se vogliamo, ma assume delle forme così particolari e dall'ispirazione così architettonica che secondo me è un oggetto stupendo da tenere, per esempio, nel proprio studio professionale. E davvero ha dei colori particolarissimi che vanno dal grigio grafite fino a comporre un po' l'arcobaleno, e poi assume queste forme squadrate, tipo quadrati concentrici, che lo rendono un oggetto incredibile da guardare.
guardare. Cioè, io ne vorrei un pezzo solamente da contemplare, così, e basta. Cioè, non serve a niente, ve lo dico chiaro, cioè non serve assolutamente a niente, ma un oggetto stupendo da tenere sulla propria scrivania, oppure anche sul proprio mobile di casa. Ovviamente li trovate in varie dimensioni, ci sono pezzi più piccoli o pezzi più grossi. Con i pezzi più piccoli, per esempio, potete anche creare dei gioiellini, se siete, no, persone che fanno robe fai da te, potete trovare il modo di creare dei gioielli dal vostro cristallo di bismuto. E secondo me, ad un architetto questo oggetto piacerà tantissimo, perché ha proprio, cioè, è il tipico oggetto naturale che ispira un architetto. Dobbiamo prendere ispirazione da tutto, perché non da un cristallo. Bellissimo. E sempre per rimanere in tema di gioielli, il prossimo regalo che vi consiglio è un anello particolarissimo di Studio Cult, ed è a forma di piscina. C'è anche quella a forma di lavabo, cioè ve lo dico che è bellissimo uguale, però quello a forma di piscina secondo me supera di gran lunga tutti gli altri, ed è bellissimo perché è proprio una piscinetta piazzata sull'anello con tutta la vasca. Per di più la vasca è piastrellata, esiste in vari colori, c'è piastrellata nera con l'acqua rossa, oppure piastrellata rosa con l'acqua azzurra, e se non ricordo male c'è anche la versione bianca, e rappresenta proprio una piscina con la scaletta e il trampolino. È un oggetto davvero curioso, bellissimo, architettonico se vogliamo, e che farà felice i vostri amici architetti più estrosi, diciamo, quelli che amano la particolarità da indossare. È di Studio Cult, è un pochino più costoso rispetto a tutti gli altri regali che vi ho consigliato, però magari se è una persona speciale, ecco, potete prendere questo anello, potete addirittura fare una proposta di matrimonio con questo anello, cioè io l'accetterei, io amici vi sposerei se mi porgeste questo anello, giuro. Tra l'altro sul sito di Studio Cult ci sono degli oggetti stupendi, io vi invito a guardare un po' tutto il sito perché veramente sono assurdi, cioè prendono degli oggetti di uso comune e li fanno diventare degli accessori, dai gioielli alle borse, e devo dire che la ricerca dietro è davvero davvero interessante. Dateci un'occhiata. Il prossimo regalo, amici, è un poster. Spesso mi chiedete come faccio ad arredare i muri della mia casa se non posso oggettivamente permettermi la grande arte. Amici, acquistate una stampa. Io ve l'ho sempre detto, le stampe sono... cioè, non è che dobbiamo andare contro le stampe. Possiamo comprarle le stampe, purché siano stampe di pregio o comunque che rappresentino qualcosa. Io vi consiglio di dare un'occhiata a Manifesti Abbastanza Ostili. Il sito di Manifesti Abbastanza Ostili è in realtà blindato, nel senso che vi serve una password per accedere, però potete andare a seguire Manifesti Abbastanza Ostili su Instagram, chiedere in privato la password e tramite qualche indovinello vi verrà fornita. Credetemi, ci sono dei manifesti bellissimi. Io ultimamente ne ho comprato qualcuno da regalare, che non vi farò vedere ovviamente, ma ne ho comprato anche uno per l'ingresso di casa mia, che ragazzi è bellissimo. Cioè, io appena l'ho visto ho detto cavolo, lo voglio davanti alla porta d'ingresso, perché è stupendo. Agevolerò qualche immagine sicuramente. I prezzi sono assolutamente friendly e ci sono tantissime stampe, molte sono di denuncia satirica ovviamente della condizione della generazione dei millennials, perché sì, io credo che chi disegna Manifesti Abbastanza Ostili sia un millennial come me, che mi ritrovo praticamente in tutte le stampe che loro pubblicano. Sono bellissime, sono dissacranti, sono divertenti, e in più la resa grafica è davvero bella, davvero bella, perché sono dei grafici, cioè le sanno fare le cose, sono dei grafici, ok? Quindi avete un oggetto che arreda tantissimo casa dal punto di vista estetico, e in più che ha un messaggio divertente, che ha mille messaggi, cioè potete andare a cercare sul sito, ci sono però ci sono diversi manifesti ostili davvero troppo carini e divertenti, con dei messaggi altrettanto divertenti. Quindi il mio consiglio è Manifesti Abbastanza Ostili. Dulcis in fondo, io vi consiglio una candela anche quest'anno, amici. Anche quest'anno vostra zia, io vi consiglio di comprare una candela. Sì, io ho un po' il feticcio delle candele, però penso che molti di voi lo abbiano, perché non lo so, ho capito che è una cosa comune avere il feticcio delle candele. Ma potevo io consigliarvi una candela come tutte le altre? Ovviamente no. Vi consiglio questa candela, la Torre Velasca di Sunney, una splendida riproduzione dell'architettura milanese di BBPR,
terre totalmente in cera che Dio solo sa quanto mi dispiacerebbe accendere. Questa è la verità. E poi voi comprate le candele carine e in realtà vi piange il cuore ad accenderle perché poi si sciolgono. Comunque amici, che voi la vogliate accendere o meno, questa candela è stupenda. Anzi, se me la volete regalare, io sono aperta a tutto. Sappiatelo, vi fornisco il mio indirizzo in privato se volete. Comunque è stupenda perché rappresenta un'architettura, peraltro una delle mie preferite milanesi, la Torre Velasca, da molti considerata una bruttura, però io la considero un capolavoro. E per di più è, diciamo, un modellino, un oggetto d'arredo, come dirvi, lo mettete sulla vostra console, possibilmente di design anche quello, se ve lo potete permettere, altrimenti IKEA andrà benissimo, come tutti noi poveracci. E quella arreda, la potete accendere, fa atmosfera. Potete non accenderla, che forse è meglio perché è un peccato accenderla, però è molto 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 bella. La candela di quest'anno, questa candela di Sunnei, per me è la candela del 2023, sappiatelo. Cioè io ogni anno mi fisso su delle candele, quest'anno è questa, ve lo dico, stupenda, stupenda. E amici, infine c'è il regalo bonus. Allora, questo regalo dovete sapere che io ce l'ho nelle liste regali da quando ho iniziato a fare le gift guide su questo canale. Io ho questo regalo e ogni volta dico: ma lo metto, non lo metto, lo metto, non lo metto, perché insomma è un regalo un po' scemotto, carino, e che però quest'anno ho detto io lo metto perché quest'anno io ho sentito il bisogno di averlo. Amici, il regalo bonus è la fionda tiraporchi. Sì, l'ho detto, è la fionda tiraporchi. Praticamente è una piccola fionda con dei porcellini che potete, diciamo, fiondare, no? Li fiondate al posto di bestemmiare, fondamentalmente, perché cioè noi architetti e probabilmente anche, cioè non probabilmente, sicuramente anche gli studenti di architettura abbiamo una riserva di bestemmie chiuse in fondo al cuore che cioè prima o poi devono venire fuori. Allora, per evitare di urtare la sensibilità di quelli che ci stanno attorno, la fionda tiraporchi può essere di grande utilità, perché al posto di bestemmiare tirate un porcellino, vi siete sfogati, magari lo tirate addosso a qualcuno. No, sto scherzando, YouTube, sto scherzando, stai calmo. Comunque la tirate, dai, contro il muro, su, facciamo contro il muro e vi sentirete più sollevati. La fionda tiraporchi è il must have di questo 2023. E quindi amici, regalatela, regalatela a profusione, comprate un pacco famiglia che torna sempre utile, anche per voi stessi, anche per i vostri parenti, anche per i vostri cugini, insomma a tutti viene voglia di tirare i porchi, quindi direi che è un ottimo regalo. Sappiate che si vendono anche le ricariche nel caso in cui abbiate finito i porcellini da tirare, e ci sono anche i porcellini pagapegno, cioè ci sono diverse cose che potete unire alla fionda tiraporchi. È bella. Ebbene amici, anche per quest'anno la gift guide è finita. Lo so che forse è arrivata un po' in ritardo rispetto al Natale, perché io vivo in ritardo, non so voi, però magari potete fare i regali dell'ultimo minuto, tornano sempre utili, male che vada, li userete l'anno prossimo, tanto sono regali che secondo me valgono sempre, sono degli evergreen. Io prima di lasciarvi vi devo ricordare, se non siete ancora iscritti a questo canale, di farlo subito, immediatamente, cliccando in questo pulsantino rosso che trovate sotto di me, e attivate la campanella per rimanere aggiornati quando escono i miei video, verrete avvisati, vi verrà mandato una notifica. In più seguitemi sui miei social, dove io cerco di rispondere a tutti, a volte non ci riesco, perdonatemi, però la videocamera si è spenta sul più bello. Comunque dicevo, tendenzialmente cerco di rispondere a tutti, però in ogni caso possiamo interagire su Instagram. In più su Instagram avrete pezzettini della mia vita, che voi direte che me frega, ci avete anche ragione, però se volete sbirciare lì c'è tutto. Tra l'altro ho in previsione un piccolo home tour su Instagram, quindi seguitemi lì, mi raccomando. In più amici, se volete potete aiutarmi a far crescere questo canale nel concreto facendomi una donazione su Tipeee. Trovate il mio profilo nel link in descrizione, dove potete o scegliere di farmi una donazione mensile o anche di offrirmi semplicemente un caffè. Io ve ne sarò grata e questo canale potrà continuare a crescere con i contenuti che dalla prossima settimana torneranno belli.
belli cicciosi dal punto di vista un po' più accademico, che è quello che a noi piace un po' di più. Però ecco, per Natale volevo, come al solito, fornirvi la mia guida ai regali ed essere un pochino più giocosa, avere questa atmosfera festosa da Natale. Comunque amici, è stato bello stare con voi fino a qui. Mi raccomando, mettete un like a questo video e se vi è piaciuto date un'occhiata al mio merchandising, che troverete sempre nei link in descrizione. Io so bei regali di Natale, anche quelli. Se volete, ci sono le magliette sugli architetti, che sono la fine del mondo, disegnate dal nostro Art Marvin, che come al solito cura il montaggio dei miei video e che ringrazio. E io vi ringrazio per l'attenzione, anche a voi, che avete avuto fino a questo punto, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao e buon Natale!